Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui insieme per provare delle salse zero e nonno. Non ho mai fatto una tipologia del genere di video proprio perché sapete che io non amo proprio in generale queste salse zero. Ho avuto brutte esperienze con alcune salse, però con altre mi sono trovata molto bene e quindi ci tenevo a recensirvi un po' di gusti accumulati comunque nel tempo di vari marchi. Ho preso tutto sul sito di All Supplement, vi lascio tutti i link giù nell'info box del mio codice sconto che è Giulia010. Allora, io inizierei, ho anche qui tutti già col piattino natalizio, le gallette. Allora, dal marchio Call of Fitto. Sapete che io le tengo in frigo, sapete che è un marchio che mi piace tantissimo. Io promuovo già la maionese e il ketchup, ormai me ne ho parlato e strariparlato tantissime volte. Io non sono un amante di queste salse, sia dolci che salate zero, però devo dire che queste di questo marchio sono buonissime, mi piacciono tantissimo. E questa qui è gusto Remoulade Style, non so come si pronuncia, comunque è alle erbe. Vi voglio dire che ha il 0% di grassi e gluten free ed è vegan. È un prodotto naturale, infatti sta scritto proprio con le erbe naturali, eccetera. Infatti ha come calorie per 100 ml ha 26 calorie, poi grassi 0,3, carboidrati 4 grammi. Proteine 0,4, sale 1,19, quindi raga veramente ha dei valori ottimi rispetto comunque ai nostri prodotti tradizionali. Allora io shakerò un po'. È vero, costicchiano un po', sono del parere che devo spendere di più per questi prodottini, ma almeno so che prodotto mi sto mangiando, ma anche perché, ok, posso spendere pure 2 euro per una salsa e poi non mi piace, la butto. Allora, l'odore che ho avuto è stato un po' quello del sushi, non so perché, mi ha ricordato questa cosa. Vabbè, comunque le erbe, assaggiamo. Non ne voglio mettere tanta. Non so perché mi sa di sushi, tipo di quella. Non so perché, ma si sente di sushi, tipo quella salsina, ma no, soia. Non so perché mi dà questa impressione, ma assaggiamo, ho un po' paura perché a me queste cose così non mi fanno impazzire, quindi vediamo. Allora, la cosa che mi piace di queste salse è che non è chimico. Io vedete, ne ho preso poco. Però devo dire che io non sono un amante, infatti ci sono proprio le erbe. Si sente, non sono un amante di questi sapori troppo forti che sanno di erba, non mi fanno impazzire. Però si sente all'interno anche un po' di cipolla. Secondo me chi ama tipo l'erba cipollina, secondo me vi farà impazzire questa salsa. Però è buona. È buona, sapete che io non amo, quindi detto da me, ma è veramente super buona. Vedete? Basta veramente poco, ma si sente il sapore. Non è un sapore che vi disgusta, ovviamente mettete sempre poche piccole quantità, però devo dire che è una salsa che sicuramente non finirà nella spazzatura, ma la smaltirò, cioè la userò. Mi piace questa pure. Un paio di spruzzi, tipo dentro il pane morbido, fresco, con o il prosciutto cotto, secondo me, o la fesa di tacchino, di petto di pollo. Per me è un prodotto super promosso, sia per la qualità che per il sapore. È vero, costa 6,90 euro, ma le vale tutti, almeno un prodottino, comunque da 300 ml, è un prodottino che non buttate, ma che lo utilizzate nel tempo. Sinceramente, per me ne vale la pena. Detto da me che non sono una fan di questi prodotti, quindi non sono neanche molto, non sono neanche abituata a questi sapori, devo dire che per me vale, è veramente super super buono. Andiamo avanti, ho ancora quella galetta in mano, ma vabbè, ci servirà con un altro prodotto della Call of Fitto. Me l'avete straconsigliato in tantissimi e anche io, anche non provandolo, visto che nemmeno ne avete parlato benissimo, sia di questo al cioccolato che caramello. Io purtroppo non, cioè no, purtroppo non l'ho mai acquistato proprio perché non sono
solita ad utilizzarli, preferisco più un burro che una crema, che uno sciroppo zero. Ovviamente hanno valori completamente diversi, ma proprio a gusto personale, non mi fanno impazzire. Però so che a molte di voi piacciono questi sciroppi e che comunque li utilizzate anche quotidianamente, quindi perché non darvi una recensione? E spesso mi chiedevate: Giulia, mi devi consigliare un prodotto, una salsa zero con poche calorie, zero grassi, zero zuccheri, però che sia buono, voglio spenderci anche qualcosa in più. E io vi ho sempre consigliato, perché mi è stato sempre consigliato a me, cioccolato e caramello, e le vostre recensioni sono sempre state super positive e vi sono piaciuti, quindi io sono ancora più felice di provarlo. Qui non ci sono scritti i valori, però vabbè, ragazzi, stiamo là. Scusami se mi tocchi i capelli, ma non mi trovo. E sto parlando di questo qua, il cioccolato, quindi proviamolo. Questo me lo dieterò, perché a volte il supplement dà questi campioncini negli ordini e neanche a farla apposta lo trovai proprio in un ordine. Io non voglio sporcarmi. Oh mio Dio! Che profumo di cioccolato! No, vabbè. Non so, però l'ho sbagliato da qui. Ragazzi, si sente proprio di cioccolato. Vabbè. Allora, dopo lo devo aprire meglio perché l'ho aperto proprio così random. No, vabbè, io ho scioccato, ho fatto benissimo, ma però ragazzi, sono troppo contenta di avervelo consigliato ogni volta. Sa di cioccolato. Cioccolato. No, vabbè. Io provai anche, vi faccio proprio il paragone, con quello di Prodis, costa 3 euro, no, 1 euro, non ricordo. Comunque non costa più di 3 euro, ma io quello non l'ho mai finito, pensate che ce l'ho nel progetto smaltimento, e sono parte, allora, la consistenza è diversa, quello di Prodis è molto più cremoso, molto più marcato come colore. Questo invece è molto più leggero, però raga, questo è proprio cioccolato, l'altro no, l'altro sapeva di chimico. Questo è il bello, è che io... È vero, i sapori non sono proprio intensi, 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 tipo cioccolato, non è tipo cioccolato, cioccolato, però si sente di cioccolato, ma il bello è che non è chimico, quindi io lo preferisco ancora di più, assolutamente promosso, io non ho idea del gusto caramello, secondo me caramello è una bomba. No, questo sinceramente ci farò un pensierino l'anno prossimo, quando entrerò in deficit, tipo nello yogurt, secondo me mi salverà proprio. Per me è promosissimo. Andiamo avanti con un prodottino non proprio zero, perché questa maionese della Hellmann's. Mi è stata consigliata da tantissime di voi, infatti anche questa stava in frigo, e questa qui per 15 grammi ha 11 calorie, quindi rispetto all'altra che aveva neanche... Aspettate, perché c'è scritto per 15. Per 15 ml questa aveva solo 4 calorie, invece questa qui per 11 ml ha 11 calorie. Per quanto riguarda i grassi, aspettate, vi devo la giro perché sta scritto dietro. Allora, per 100 grammi ha 72 calorie, grassi 2,9 grammi, quindi ragazzi stiamo parlando comunque di una percentuale irrisoria, cioè è poca. Carboidrati 9,3, zucchero 4,2 e sale 1,7. Ovviamente per 15 grammi saranno ancora di meno i valori. Allora, io direi di assaggiarla, comunque è un bel barattolone, infatti questa sta in offerta adesso, anche questa è vegan, sta in offerta sui 5-6 euro ed è 451 grammi, quindi 430 ml, scritto qua dietro. Eccola qua. Allora, vediamo un po'. Questa è in tantissimi, Giulia la devi provare, Giulia la devi provare. Io penso che questa qui sarà molto più simile alla nostra maionese tradizionale. E infatti sì. Sì. Assolutamente.
Questa era anche secondo me un'ottima alternativa per... Ah, non è vegana, scusatemi, è vegetariana, mi sono visto sto simbolo, no, è vegetariana. Sorry. Eccola qua. Assaggiamo. Oh, Madonna, oggi mi cade tutto da mano. Buonissimo. Allora, ha un retrogusto un po' di... allora, è completamente diversa rispetto a quella della Call of Fitto. Aspettate, raga. Allora, vi do una mia recensione. Questa, cioè, ovvio, anche se poi chissà la recensione chi ve la sta dando. Vabbè, oggi sto fusa. Allora, vi dico una cosa. Per il mio gusto personale, più che altro, io mi aspetto, visto che non è un prodotto proprio una salsa zero, ok, che ha poche calorie, però comunque rispetto a un prodotto zero, ha comunque sei grassi, eccetera. Mi aspettavo, l'odore sì, ci somiglia un po' alla nostra maionese tradizionale, ma il sapore no. Quindi io mi aspettavo qualcosa di più, un po' che si avvicinasse alla nostra maionese. Invece il sapore è un po' deludente. Vi spiego anche perché. Questa vi lascia proprio un retrogusto, oddio, non dico proprio acido, però quasi, di una punta proprio marcata di... non lo so. Rimane un retrogusto strano. Invece, quella della Call of Fit, che comunque stiamo parlando di una salsa zero, sempre maionese, è diversa da questa qui perché, a parte che non dovete abbondare, però vi lascia proprio un buon retrogusto, anche se è una salsa zero. Quindi io una boccione non ve la boccio, perché per me ne vale la pena. Chi non è abituato a quel gusto delle salse zero, allora... Però devo dire che mi aspettavo qualcosa in più. Per come è stata recensita, mi aspettavo qualcosa in più. Provando anche l'altra, io vi dico, tra le due preferisco l'altra. Non è male, però io mi sento di consigliarvi di più l'altra che questa. Ci sono rimasta male su questa cosa perché ci puntavo molto, ma non lo so, forse saranno gusti, non sto dicendo che è bocciata, però mi aspettavo un qualcosa in più. Non mi piace questo retrogusto, purtroppo non ho quella lì Call of Fit per farvi la differenza, ma non lo so, l'altra mi sembra zero che si avvicina ancora di più alla nostra maionese come sapore, perché il sapore vi lascia un sapore quasi di maionese, questa invece vi lascia un sapore di acido, qualcosa di... non lo so, ma non mi fa impazzire. Vuoi vedere un attimo gli ingredienti? Che ci vuoi capire giù? Non lo so, ragazzi, sono rimasta male. Non ve la boccio perché è molto buona. Però mi aspettavo qualcosa in più. Vedete, a volte non lo so. Io tra le due, tra questa e quella mayo è buona. Se volete provarla, provatela per sfizio personale. Adesso sta anche in offerta. La finirete sicuramente perché insieme al petto di pollo dentro una pedina con l'insalata sarà sicuramente buona. Però messi al confronto, se vogliamo avere l'occhio critico, preferisco più l'altra che questo. Ebbene sì, preferisco una salsa zero per la prima volta. Andiamo avanti con l'ultimo prodottino. Scusatemi se è breve, ma almeno volevo farvi queste recensioni che so che a molti interessano. Questa qui costa 5,90 euro. Adesso non ricordo bene, ma stiamo parlando sempre di una maionese zero della Fit Style. Allora, io questa qui l'ho presa perché anche questa è stata molto decantata. Allora, per 15 grammi ha 3 calorie, 0 grammi di grassi, 0 grammi di carboidrati, 0,4 grammi di carboidrati, 0,5 grammi di fibre, sale 0,4. Però per 100 grammi ha tanto sale rispetto alle altre, perché l'altra si fermava a 1,7, 1,9, questa invece è 2,5 per 100 grammi. È della Fit Style, ve la faccio rivedere. Andiamo ad assaggiare. Allora, prima di tutto penso che devo togliere sì, oh. Questa si presenta molto più liquida, la vedo, rispetto alle altre. Però non riesco a capire di quanti grammi è. 250, ok. Togliamo. Questa mi spaventa un po', mi ha sempre spaventato.
Questo. L'odore non mi piace di questa, eh. Ok, non mi piace l'odore comunque. Assaggiamo. Anche vedete lo spruzzo. Non riesco a capire, ma. Questa sa proprio di chimico. No, assolutamente no. Questa non la riuscite a mangiare manco con le patatine fritte. No. Ora di più di acido. C'è lo acido, se c'è, vi lascio quel retrogusto amaro di. Sì, acido. Non so come spiegarvi. No, raga, questa qui per me è bocciata. Infatti, tra tipo quella che ho provato prima, preferisco più l'altra perché almeno non sa di chimico, è molto neutra, anche se ha un po' questo retrogusto un po' così, però preferisco più l'altra che questa qui. Quindi vi faccio un po' una classifica per quanto riguarda le maionesi. Io penso che adesso posso farla visto che ho provato i vari marchi. Allora, primo posto ovviamente è Colourfit per quanto riguarda la maionese. E ketchup, cioè ragazzi, vi serve il ketchup, prendete quello. E al secondo posto viene lei. Ma questa non si classifica, questa è proprio non classificata, non mi piace per niente. E poi ovviamente vi straconsiglio il cioccolato della Colourfit. E se vi piacciono i gusti un po' più particolari, tipo erba, cipollina, cipolle, spezie, erba, queste cose così, allora vi straconsiglio questa qui. Altrimenti vi dico, non, se non amate come me questi gusti un po' particolari, non la prendete, ma prendete ketchup e maionese. E quindi niente, io spero che anche questo video recensione vi sia piaciuto. Era la prima volta che facevo un video dove recensivo queste salse zero, proprio perché per me è un peccato, un po' vi faccio lo stesso discorso dei dolcificanti, è un peccato prendere tutti i gusti perché poi mi dispiace buttarli se poi non mi piacciono, proprio perché io ci metto tanto tanto tempo a smaltire questi prodotti perché non è come una crema spalmabile che io la utilizzo quasi tutti i giorni e allora finisce. Loro se li utilizzo un paio di volte al mese assai, proprio perché non sono solita a mangiarmi la maionese, ma neanche proprio tradizionale. Ormai chi mi conosce lo sa, però chi è nuovo ci tengo a dire questa cosa. E quindi niente, fatemi sapere voi quale avete provato, se vi trovate con la mia recensione, fatemi sapere anche un po' le vostre recensioni, che ovviamente io vi leggo sempre. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!